Oggi siamo in compagnia di Cristian Moroni, noto per aver percorso il perimetro del nostro bel paese a cavallo della sua inseparabile furia. Allora Cristian, da dove è nata questa idea e qual è l'obiettivo di questo giro a cavallo? Beh, questo giro, questo grande giro che ormai dura da 2 anni e mezzo. L'idea è nata 5 anni fa. Io vivevo in un paesino, in provincia di Latina, e la realtà che mi stava praticamente circondando in quegli anni mi stava stretta, non riuscivo più a stare con le stesse persone, a fare lo stesso lavoro. Un uccellino all'orecchio mi ha detto che la vita è breve, quindi ho preso furietta, ho ragionato un po' su questo sogno che avevo molto ambizioso, che è quello di, è stato quello di effettuare tutto il perimetro dell'Italia, e con tanta forza di volontà, tanta fede, siamo riusciti a portare a termine questo progetto, che ormai è uno stile di vita poi nostro, ormai non è più un viaggio. Quindi durante questa esperienza cosa hai scoperto? Cosa ti ha regalato? Molta più fede. Chi ci accompagna è sempre Dio, io credo molto. Di cose da raccontare ce ne sono migliaia. Non avrei mai immaginato di aiutare gli altri con questa mia missione solidale, perché dopo il primo viaggio, dopo centinaia di persone conosciute e dopo tanta solidarietà e tanto bene ricevuto, mi è venuto in mente, appena abbiamo finito il primo viaggio, di continuare a viaggiare. Questo la mattina dopo ho detto: no Cristo, non te ne puoi fregare, tu devi partire e devi ringraziare l'intera Italia per quello che hanno fatto per te. Ed è così che è nata l'idea, e sono contentissimo perché ha preso piede e ci stiamo riuscendo, perché noi non abbiamo nessuno sponsor, nessuno ci aiuta, parte tutto da noi, e stiamo già alla 53esima cena solidale, siamo veramente felici. E lo facciamo per questo, per ringraziare quello che abbiamo ricevuto in passato. E siamo contenti. Infatti qualche sera fa si è svolta ad Andria una cena solidale. Che tipo di riscontro hai ricevuto? Devi credere molto in te stesso. La prima cena, per esempio, è stato un esperimento. L'abbiamo fatta a Sezze quasi un anno fa. 90 persone. Come funziona? Io procaccio una realtà che ha bisogno 10 giorni prima di arrivare nel paese, come per esempio a breve arriveremo a Matera e dobbiamo scegliere una realtà alla quale donare questi fondi. Poi contatto il ristorante, metto insieme un po' di maneggio, un po' di strutture che ormai conoscono Furietta, conoscono me, e fortunatamente gli eventi vanno sempre tutti bene. Quindi ad Andria ha avuto una buona accoglienza? Ad Andria abbiamo rincontrato i nostri amici Francesco Giannelli e Antonio Pistillo. Abbiamo avuto una bellissima accoglienza, ma il risultato è stato veramente positivo. I progetti per il futuro? Non voglio più pensare al futuro, mi godo il presente di oggi, continuerò ad aiutare chi ne ha bisogno, e per il momento va bene così, ogni cosa finisce, lo sappiamo tutti. Questo mio viaggio, questo mio stile di vita prima o poi finirà, ma non so quando. Adesso va benissimo così, io e Furietta. Quindi prossima tappa? Siamo decidendo se andare verso Potenza o se andare verso Matera, perché la cena a Matera la facciamo il 27 di gennaio, un po' ci mancano un po' di giorni, quindi non riusciamo a rimanere fermi. Dobbiamo cercare di inventarci qualcosa per spezzare questo tempo, altrimenti dobbiamo rimanere fermi in un posto, ci soffre, noi ormai siamo abituati a camminare. E Furietta come ha risposto a questa esperienza? E Furietta, come è partita 2 anni e mezzo fa, così la trovate, sempre in forma, sempre tranquilla, tanta voglia di camminare insieme a me, lei deve stare con me. Io devo stare con lei e pensare solo a lei, perché io penso solo esclusivamente al suo benessere, alla sua salute e a farla stare bene.